Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, in questa puntata dedicata alla pianificazione strategica, in particolar modo a scenario par planning contro distopie, utopie, ucronie. Ecco, mi ha scritto l'utente Von Neumann chiedendomi di fare un podcast in cui io andassi a smontare il mito che le utopie, le ucronie, le distopie possono sostituire scenario planning e o che scenario planning si nutra di distopie, ucronie e utopie di fantascienza. Eccoci qua, quindi in questo podcast parleremo di scenario planning contro utopie, ucronie, distopie. Allora, questo non è un corso sintetico ed accelerato di pianificazione strategica o scenario planning, di cui ecco io ho già parlato ampiamente. I link sulla pianificazione strategica quanto sul ruolo degli eventi sentinella li trovate in descrizione di questo file. Scenario planning è una disciplina militare che poi è transumata in economia aziendale, dentro cui scenario planning è diventato un processo ed un potente ed utilissimo tool assieme all'ODA Loop. Entrambi sono utili strumenti per affrontare i rischi di lungo periodo. Ci sono essenzialmente tre metodi di sviluppare scenario planning, il link lo trovate in descrizione se volete espandere questo tema. Io qui in questo podcast ve ne parlerò in modo sintetico commentando quale a mio avviso è il miglior metodo da usare per la costruzione di scenari a seconda della situazione per esplorare il futuro lontano. Il primo metodo di costruzione di scenari per scenario planning è il metodo della Manoa School. Scenario business as usual, scenario di collasso, scenario normativo, scenario dell'espansione in trasformazione. A prima vista si potrebbe pensare che nello scenario del collasso vi potremmo collocare delle narrazioni distopiche, nello scenario normativo delle narrazioni ucroniche, nello scenario dell'espansione in trasformazione delle narrazioni utopiche. No, in modo assoluto no. Gli scenari contenitivi e le logiche di pensiero dipendono essenzialmente dalle variabili chiave e da come le variabili chiave impattano in dimensione Pestel con i drivers contenuti nelle dimensioni Pestel. Quali drivers nelle dimensioni Pestel? In ciascuna delle dimensioni le restrizioni Pestel, ecco, questi drivers interni ad ogni restrizione Pestel potrà sommarsi, opporsi oppure essere neutrali rispetto agli impatti delle variabili chiave. Ciò per cui potrebbe accadere che lo scenario business as usual non potrebbe essere contemplato, perché banalmente Panta Race, e per quanto si stia fermi, il mondo muta, così come muta la posizione di una persona ferma, che però sta dentro una scala mobile. In funzione la scala mobile, i drivers spostano le dimensioni Pestel continuamente, anche se erroneamente si pensa di restare fermi, come quando si è in sosta appunto dentro una scala mobile in funzione. La stessa regione Panta Race, i fenomeni fisici sfuggono completamente allo scenario normativo. Si pensa a delle case condonate che però sono state costruite dentro l'alveo dei fiumi. Ecco, la natura e in generale leggi fisiche ignorano le norme e le sanzioni umane che sono contrarie alle leggi fisiche, per cui la logica dello scenario normativo potrebbe non essere un contenitore di pensiero opportuno da usare quando l'ambiente economico è turbolento e o in prospettiva diverrà caoticamente turbolento. Inoltre, le distopie non sono narrazioni che appartengono agli scenari del collasso, tantomeno le utopie. Ecco, le utopie non sono narrazioni che appartengono agli scenari dell'espansione in trasformazione.
Il metodo Manoa School di scenario planning è utilizzabile, a mio avviso, solo 1. Per scenari futuri molto ravvicinati in cui i cambiamenti sono limitati alle variabili chiave, perché molte wildcards sono presenti e sono wildcards anche molto probabili, quindi che incombono e che potranno manifestarsi mandando in vacca il metodo Manoa School se gli scenari si riferiscono appunto a periodi temporali molto lunghi. Oppure il metodo Manoa School può essere utilizzato quando l'ambiente economico non ha turbolenze. Si pensi al secolo XIX, ossia il 1700, in cui tra le differenze tra il 1 gennaio del 1700 e il 31 dicembre del 1799, ecco, non c'erano poi così molte differenze nelle dimensioni pestel. Scenario planning con il metodo Shell, ossia stiamo parlando del metodo di Pierre Vac, ecco, questo è sicuramente il miglior metodo in assoluto per concepire e costruire degli scenari, proprio perché il metodo Shell contempla le variabili chiave che disciplinano l'oggetto di studio e perché il metodo Shell contempla come le variabili chiave, ossia i megatrend, impattano in dimensioni pestel, dentro cui ogni restrizione pestel vi sono anche vari ed eterogenei e diversi altri drivers, i quali drivers all'interno delle dimensioni pestel potranno sommarsi, opporsi oppure essere neutrali rispetto ai megatrend delle variabili chiave, megatrend che sono stati scelti per l'analisi prospettica sull'oggetto di studio. Ecco, in descrizione trovate il link per espandere appunto il tema del metodo del scenario planning della Shell di Pierre Vac. Il metodo delle matrici 2x2 di scenario planning, ecco, è a mio avviso un'espansione grafica del metodo Shell, che serve per razionalizzare come nel lungo periodo la storia disegna lo scenario emergente, perché il metodo delle matrici definisce graficamente l'infinito spazio degli scenari potenzialmente emergenti e inoltre definisce graficamente quali sono le frontiere esplorate nelle variabili chiave scelte. Attenzione! Una variabile chiave, due scenari, ecco, al massimo si possono usare tre scenari per una variabile chiave. Due variabili chiave, quattro scenari. Tre variabili chiave, 8 scenari, 4 variabili chiave, 16 scenari. Ecco, al crescere nel numero delle variabili chiave, il numero degli scenari sale più che progressivamente e servono appunto per mappare le frontiere dei rischi. Ecco, ma già con 8 scenari si capisce assai bene che la mente umana ha forti difficoltà a gestirli tutti. Inoltre, un'azienda non può sostenere contemporaneamente 2, 3, 4, 8, n.000 strategie diverse, di cui molte saranno incompatibili tra loro. Quindi ragion per cui il buon scenario planning di solito scarnifica all'osso il problema, limitandosi ad usare 4 scenari con un'attenta e continua e meticolosa e persistente monitorizzazione degli eventi sentinella, da cui si valuta quale sia lo scenario emergente e o se stanno emergendo appunto le wildcard che distruggono le variabili chiave. E in caso di distruzione parziale o totale di una o delle due variabili chiave, ecco, occorre subito ripianificare subito per non farsi trovare impreparati nel futuro. Quindi scenario planning è un processo. Adesso veniamo a distopie, ucronie ed utopie. Ecco, le distopie, ucronie e utopie sono narrazioni di fantascienza. Ogni colore della narrazione ha una sua regola generale. Le distopie sono narrazioni di fantascienza in cui domina la legge di Murphy, ossia tutto quello che può andare male nel futuro, l'autore della narrazione deciderà di farlo andare male. Le distopie non sono narrazioni coerenti con scenario planning, perché la realtà non è mai totalmente distopica a livello planetario, ma è certamente distopica a livello locale. Si pensi al dramma della Shoah durante la seconda guerra mondiale in Europa, in cui a livello regionale
serve un'escalation di peggioramenti, segregazione, sterilizzazione degli handicappati, poi schiavitù in campi di lavoro forzato, nelle fabbriche di ebrei, zingari e oppositori politici, per poi culminare nella selezione e morte scientifica. Ecco, però, durante questo orrendo periodo in Europa, però, niente di simile accadde in India, niente di simile accadde nel continente americano, nel Nord e Sud America, e nemmeno in Australia, e tantomeno in Africa centrale o in Africa del Sud. Ragione per cui le distopie non possono far parte a livello planetario di scenario planning. Ma a livello locale e regionale, le distopie, se costruite con criteri di coerenza con scenario planning, possono essere ottimi strumenti, perché le distopie possono cogliere rischi, danni e impatti a livello locale e o regionale, specie quando l'ambiente economico è in forte e rapido cambiamento verso il peggio a causa di variabili chiave quasi incontrollabili. Le utopie sono racconti di fantascienza in cui si immagina un mondo immaginario privo di problemi e con prospettive sempre più rosee. Le utopie immaginano un paradiso in terra, perché l'autore delle narrazioni utopiche sceglie di omettere tutti i problemi del futuro. Ragione per cui le utopie non fanno parte di scenario planning. Ecco, la ragione è proprio questa, perché le utopie sono antiscientifiche. Ad esempio, nel XXI secolo, in cui già oggi la scienza ci dice che nella dimensione climatica ci saranno forti cambiamenti, ampi e profondi danni climatici, con un forte rischio che possa concretizzarsi Hot House Earth. Con un pianeta Terra nel XXI secolo, con un'alta demografia in un contesto di sovrappopolazione, è totalmente irrazionale immaginare utopie nel XXI secolo. Ragione per cui una narrazione utopica non ha alcuna validità scientifica nel XXI secolo, se prima non si dimostra logicamente un possibile fatto logico che sia scientificamente plausibile, tale da poter condurre alla risoluzione del problema della sovrappopolazione quanto della risoluzione dei danni al cambiamento climatico. Inoltre, come per le distopie, le ucronie, e le utopie, la realtà non è mai interamente né utopica né distopica. Si pensa al XX secolo appena trascorso. Certamente i paesi del terzo mondo durante il XX secolo versavano in condizioni peggiori dei paesi del primo mondo. I paesi del terzo mondo dipendevano, e dipendono tutt'oggi, dagli aiuti per il cibo, non essendo l'Africa autonoma in modo alimentare a livello continentale. Tuttavia, non c'era un paradiso nei paesi del primo mondo nel XX secolo, perché anche i paesi del primo mondo avevano i loro gravi problemi: in guerra fredda, inquinamento, debiti pubblici crescenti, criminalità organizzata, attentati, inquinamento, ecco e quant'altro. Quindi non c'era, anche se i paesi del primo mondo stavano decisamente meglio dei paesi del terzo mondo, non c'era nei paesi del primo mondo nel XX secolo il paradiso in terra. Le ucronie. Ecco, le ucronie sono racconti di fantascienza in cui l'autore sceglie di salpare da un punto nel passato. Un evento nel passato che nella narrazione ucronica non si realizza nel passato, come la storia ricorda. Su questo punto immaginario di divergenza l'autore costruisce un motore utopico per giungere a descrivere una realtà insensata ed irrazionale che è completamente distante anni luce appunto dalla realtà storica attuale, concreta. Ecco, pure le ucronie sono racconti di fantascienza in cui si pone nel passato la presenza di tecnologia fuori contesto storico. Quindi il motore utopico dell'autore di fantascienza cerca di immaginare cosa sarebbe successo se ad esempio gli Unni avessero avuto i fucili d'assalto, mentre le legioni romane avessero avuto i panzer e i fax. Ecco, le ucronie sono deliri storici allo stato puro, narrazioni che poggiano la loro utilità solo come letteratura di fuga. Quindi non hanno nessuna relazione logica con scenario planning. Ecco, per questa puntata è più o meno tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.